Avete riconosciuto il mio trono? È una delle installazioni, è un cassonetto dei rifiuti. Ce ne sono tanti in tutte le città, molti anche uguali a questo. Un cassonetto dei rifiuti, caro Preside, che fa parte delle installazioni presenti qui al Plastic Free Museum di Cellammare, al Castello di Cellammare. Una progettualità che parte dallo scorso anno, anno scolastico, e nonostante tutte le difficoltà, lockdown, attività a distanza, in presenza, non te lo sto a raccontare. Cioè, ormai lo sanno tutti. Ma nonostante tutto, i ragazzi hanno continuato a lavorare, a impegnarsi anche da casa, anche in estate, partecipando. Sono andati sul territorio, hanno pulito strade, spiagge, no? Giusto, sì. E il tema è quello appunto della plastica, e ce la mangiamo pure, perché poi andiamo a mangiarci i pesciolini che mangiano le microplastiche. E quindi abbiamo fatto tutto questo studio, poi l'applicazione pratica. E i ragazzi hanno realizzato delle piccole opere d'arte. Alcuni sono veramente molto originali, cioè spaziano dagli abiti ai gioielli, a utensili, a qualunque cosa. Ragazzi di che età? Hanno partecipato tutti i ragazzi dell'istituto, quindi dall'infanzia fino ai ragazzi un po' più grandi, della mia secondaria, 13-14 anni. Tutto meraviglioso, ma c'è un però, c'è sempre un però di questi periodi di lockdown, non è possibile vederlo fisicamente, almeno per il momento, e quindi vi siete inventati qualcosa che possa consentire a distanza di ammirare queste opere. Sì, con delle riprese video, dei commenti fatti dai ragazzi, monteremo un po' tutti questi contributi. Partiamo con una mostra virtuale. Plastic Free Museum, è chiaro che pure voi state chiusi con la mostra virtuale. Fino a quando sarà possibile vederlo e dove soprattutto? Non c'è più il limite di tempo, metteremo a disposizione su tutti i nostri canali social questi video e questi materiali. Pagina Facebook dell'istituto. Pagina Facebook, pagina Instagram, TikTok, canale YouTube e il sito istituzionale. Siete sul pezzo, diciamo. TikTok. Ce l'abbiamo tutti. TikTok è una cosa. Anche questa è innovativa. C'è il sindaco, lo vediamo lì, il sindaco che è pure presente e ci tiene. Chiederemo al sindaco, nel caso in cui le stanze non servono, di tenerle un po' di più queste installazioni, in modo tale che poi non appena sarà possibile magari si viene a vederla, no? Certo, poi è chiaro che con richiesta ufficiale, sindaco, gliela facciamo, perché siamo con il digitale non ci possiamo assolutamente sostituire all'esperienza fisica in presenza, e quindi questo momento vuole essere un modo per dire che la scuola non si ferma, anzi hashtag la scuola non si ferma. Sindaco, prego, questi sono i nuovi scranni che metteremo ovviamente nel Palazzo Comunale di Cellammare. Le piacciono? No? Sono molto belli, sono molto belli e rappresentano, voglio dire, quello che è l'impegno da parte dell'amministrazione comunale e della nostra scuola al tema, diciamo, dell'ambiente, visto che siamo stati sempre molto attenti e sensibili al tema ambientale, perché dobbiamo partire dai più piccoli per insegnare l'educazione all'ambiente, insegnare la raccolta differenziata. Magari insegnare ai genitori consapevoli. Certo, insegnare ai genitori come si fa la raccolta differenziata partendo dalle nuove generazioni, quindi partendo dal futuro. Allora, però all'azienda, diciamo, dovete farli la metà, perché sennò poi sono troppo grandi. Quanti siete in consiglio comunale voi? Beh, siamo 13, sindaco compreso. Quindi. 13? Sindaco a tavola, compreso. 13? Non siete superstiziosi? Cioè, No. 12 più il sindaco, facciamo così. Vabbè, così non sembra. Sembra molto Gesù gli apostoli, però va bene così. Tagliamo la metà ed entrano. Va bene. Dipende dalla conformazione fisica. Sì, bisogna pure stringerli un po', però l'idea, il punto di partenza è buono. Quindi mi raccomando, anche alle amministrazioni, può essere un modo per stare attenti a quello che succede nei territori. Sicuramente un modo. Fa la scuola semplicemente, non va bene. Devo ringraziare l'ERCAV, la Regione Puglia, la dirigenza scolastica innanzitutto e tutta la scuola, perché sono stati da progetto pilota, insomma hanno fatto da progetto pilota. Noi come amministrazione comunale in tema ambientale siamo molto attenti e abbiamo dato un chiaro segnale quest'anno in riferimento alla nuova norma per l'eliminazione della plastica. La nostra appunto refezione scolastica, quindi parliamo della mensa scolastica, ha letteralmente azzerato l'utilizzo della plastica, quindi siamo partiti quest'anno con l'utilizzo di materiali biodegradabili e compostabili.